M'innamorai, un successo del 1975 scritta dai compianti Bigazzi Savio. A riproporla è Gianfranco Caliendo, da poco uscito dalla storica formazione del Giardino dei Semplici. Un video ed un brano che sicuramente faranno rivivere mille emozioni. L'artista partenopeo era con noi in città. Io sognavo ancora di tenerti stretta. Te n'eri andata con l'estate troppo in fretta. M'innamorai, m'innamorai del tuo viso che piangeva, chissà quando, chissà dove. Occhi tra lo zucchero filato come un fesso quando tutto era finito. E questo è un successo, sicuramente lo ricorderete, del 1975, pensate. E a cantarlo chi erano? Era un gruppo, il Giardino dei Semplici. Il Giardino dei Semplici è anche lui. È lui, Gianfranco Caliendo, che ha avuto un'idea meravigliosa di riprendere questo successo, M'innamorai. Sì, però non è anche lui, ero io sono un ex perché diciamo che da febbraio ho preso la decisione, dolorosa sicuramente, però dopo 37 anni di continuare il percorso da solo, sì. È vero, l'avevo letto questo, hai lasciato, ahimè, un divorzio, e beh, ogni tanto. Ogni tanto sì, no, diciamo ci sono sempre delle motivazioni, insomma, però io credo che la motivazione più grande sia proprio sopraggiungere dopo tanti anni un po' di stanchezza. Per chi fa della musica la stanchezza non va bene. Noi stiamo vedendo un video bellissimo di un brano che è stato poi il primo successo del Giardino dei Semplici, M'innamorai. Lo hai scelto per questo, Gianfranco? Sì, sicuramente. Proprio simbolicamente è stata la prima nostra canzone e per me io particolarmente, perché veramente era la prima volta che mettevo piede in uno studio di registrazione. Cioè praticamente io avevo 19 anni e avevo questa cosa di emozione, infatti io quando lo risento mi fa tenerezza Gianfranco che canta in quella canzone. Infatti adesso che l'hai ripreso dopo tanti anni, che sensazione hai avuto? Chiaramente molto, ora la sento molto più mia, l'ho anche fatto in modo che l'arrangiamento me la facesse sentire più mia, quella come l'ho vissuta, ecco, negli anni, perché quando poi canti una canzone per quasi 40 anni, la canti sempre e puoi rischiare in realtà di avere di cantarla automaticamente, di fare meccanicamente. Invece devo esserti sincero, a me non è mai accaduto, questa canzone mi ha sempre dato un'emozione, sì. Senti, ma dietro a questo brano so che c'è un progetto tuo proprio di Gianfranco Caliendo, lo vogliamo dire? Sì. Diciamo che io chiaramente ricomincio da adesso, quindi ricomincio per me, si apre un orizzonte completamente nuovo, quindi praticamente la prima cosa mi voglio, ecco, reinterpretare le canzoni che mi hanno accompagnato per questi anni, perché non ne saprei più fare a meno, anche se voglio fare altro, però comunque sono canzoni che mi appartengono, oltretutto molte di queste canzoni sono state scritte da me, quindi io diciamo ero il maggior autore dei quattro all'interno del gruppo e quindi ho scritto un buon 70% della nostra produzione, quindi le voglio risentire di nuovo mie e poi dopo insomma sicuramente affronterò delle altre strade, degli altri percorsi che già sto scrivendo, già sto facendo delle cose, quindi sicuramente dopo ci sarà un altro. Quindi da giugno parte il tour? Sì. Giusto? Oltre a M'innamorai facciamo qualche altro titolo? Sì, beh, insomma, gli storici nostri, quelli che la gente vuole sempre sentire da sempre, sono oltre M'innamorai, Tu Canun Chiagni, Disco d'Oro, Vai, Miele, Concerto in La Minore, che è stato il mio primo brano da autore, Concerto in La Minore, e poi tanti altri brani, abbiamo anche se sembra più nascosti, però dei brani tipo Tamburino, dei brani tipo Dopo un Rock and Roll, Piazza Medaglia d'Oro, oppure quelli là prediletti dal sottoscritto tipo Edoardo, che sono un po' più raffinati, però che comunque hanno dato un grande spessore comunque, credo, al nostro gruppo, insomma. Allora cercate Gianfranco Caliendo in tutte le
piazze, vediamo d'estate, tutta l'estate. Dal 20 giugno io vado avanti per tutta l'estate fino a fine settembre, e sicuramente le zone, stranamente quest'anno le zone si allargheranno anche verso un po', perché noi generalmente abbiamo avuto sempre l'abitudine di lavorare il centro-sud in particolare, invece credo che quest'anno ci allarghiamo un po', insomma già mi sono allargato, però mi allargano un po'. In bocca al lupo Gianfranco, lo meriti, mi innamorai, ascoltatelo. Grazie. Una persona, perché sta città